Drum and Bass e Jungle Music. Oggi voglio parlarvi di questo genere che in realtà non è proprio il mio, però mi ha sempre affascinato moltissimo. E quindi oggi vi voglio dare tre groove e tre feel di questo genere che vi serviranno per non far brutta figura nel caso lo doveste suonare. Per fare questi groove e questi feel, che ovviamente saranno scritti nel PDF che vi lascerò qui sotto in descrizione, come sempre quando vi suono qualcosa, qualche groove, qualche feel, eccetera eccetera, vi scrivo tutto nel PDF, quindi trovate il link qui sotto in descrizione. Per suonare questi groove e questi feel di oggi ci serviranno principalmente tre pezzi della batteria. No, mi sono dimenticato di dire una cosa. Perché prima di cominciare il video, ragazzi, devo rivolgermi a chi ancora non è iscritto o a chi vede un mio video per la prima volta. Se siete tra queste persone, mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale e lasciatemi un mi piace qui sotto, oltre che un commento. Soprattutto lasciatemi queste due cose, questo è anche per gli altri. Se vi piacciono questi tipi di video in cui vi faccio vedere dei groove, vi faccio vedere dei feel, magari in generi diversi, come ho già fatto per la trap music, oggi lo faccio per la drum and bass. Tra l'altro, se non avete visto quello della trap music, ve lo lascio qui in una scheda. Quindi se vi piace questo tipo di video, fatemelo sapere in qualche modo. Vi stavo dicendo che sia per quanto riguarda i feel sia per quanto riguarda i groove di oggi useremo sempre solamente tre pezzi della batteria, cioè gran cassa, charleston e questo rullantino qua, che ve lo faccio vedere. È un rullantino della Yamaha da 10 pollici, che credo fosse quello che usava Dave Wakel un po' di tempo fa. Questo rullantino qua è perfetto per fare questo genere perché è in metallo, quindi è molto secco e molto acuto, perché comunque è solamente da 10 pollici, quindi va benissimo. Adesso lo sentirete. Possiamo partire con i groove. Facciamo così, partiamo da quello un pochettino più semplice e poi pian pianino andiamo sempre verso quelli un po' più complicati. Ma partiamo col primo. Apparentemente questo primo groove sembra molto molto semplice ed effettivamente non è così tanto difficile, ma ci sono alcune insidie, principalmente due, che adesso vi dico. La numero uno è la velocità. Questo ritmo è semplice, ma dipende ovviamente da che velocità lo facciamo. Se lo facciamo lento è un conto, se incominciamo a farlo molto veloce diventa un pochettino più complicato, soprattutto perché la mano sul charleston deve essere sempre perfettamente uguale. Il secondo problema invece è quello dell'incastro tra il charleston e le ghost, perché devono essere perfette, non deve essere un incastro più o meno, ma ogni ghost di rullante si deve trovare perfettamente tra un colpo di charleston e l'altro. Quindi adesso vi suono un po' più lento questo groove e poi passiamo a quello dopo. In generale faremo sempre così per quanto riguarda i groove: prima ve lo suono veloce, poi vi spiego un po' di cose, poi ve lo suono lento e poi passiamo a quello dopo. Numero 2 è molto simile al primo, ma in realtà cambiano gli accenti. Qui si sentono veramente tanto gli accenti appunto della drum and bass. Sentendo un groove del genere probabilmente vi sarà venuto in mente Jojo Mayer. Se non conoscete Jojo Mayer, tra l'altro, andate a sentire qualcosa, anche se ho già fatto un video che vi lascio qui sopra in una scheda su Jojo Mayer. E oltre a lui, per quanto riguarda questo genere, andate anche a sentire Johnny Reb, un po' meno conosciuto di Jojo Mayer, ma veramente fortissimo. Le difficoltà praticamente sono le stesse del primo groove, ma dovete stare molto attenti agli accenti spostati, perché questi accenti qua potrebbero crearvi un po' di problemi, soprattutto per quanto riguarda la coordinazione. Occhio, ve lo suono lento e passiamo a quello dopo. Terzo e ultimo groove. Ok, raga, questo è un pochettino più tosto, è il più difficile dei tre. Per prima cosa, all'inizio del groove ci sono subito un upstroke e un downstroke velocissimi. Questi servono per poter suonare una ghost e subito dopo un accento. Qui ovviamente vi consiglio di stare il più possibile rilassati e di usare bene la tecnica Müller. Se non conoscete la tecnica Müller, ho fatto un video anche su quella, quindi vi lascio una scheda qui sopra. Secondo problema riguarda il finale del groove. Cioè, nel finale ci sono quattro colpi molto molto molto
veloci. Ecco, qui io lo faccio in un modo o nell'altro in base alla velocità. Nel senso, se il groove non è troppo veloce, allora faccio tutti e quattro i colpi con la mano sinistra. Se invece il groove è molto molto veloce, il primo colpo con charleston e rullante insieme, il secondo colpo con la mano sinistra, terzo e quarto colpo con mano destra e sinistra. Ve lo faccio vedere un po'. Ok, ora vi faccio sentire tutto il ritmo suonato lento e poi passiamo ai passaggi. Ok, ora passiamo ai passaggi, ma i passaggi di oggi non saranno i soliti passaggi a cui siamo abituati, non saranno su rullante, tom, timpani, eccetera eccetera, come i passaggi soliti, ma saranno sempre a forma di groove, diciamo. Quindi useremo sempre cassa, charleston e rullantino. Il primo è bello secco e deciso e ve lo faccio sentire subito insieme a un groove, cioè nei passaggi vi suonerò sempre prima un groove e poi il passaggio. In questo primo passaggio ci sono tutti i colpi singoli abbastanza veloci tra charleston con la mano destra insieme alla cassa e ghost di rullantino. È molto semplice ma molto complicato allo stesso tempo, perché un po' come succedeva nel primo passaggio che vi ho fatto sentire prima, in cui vi dicevo il problema è la velocità, perché dobbiamo riuscire a fare i colpi con le mani singole, diciamo, molto veloci, e anche il problema della precisione, cioè tutti i colpi devono essere, come si dice tra virgolette, quantizzati, cioè tutti i colpi devono avere la stessa identica distanza uno dall'altro. Non ve lo suono più lento, tanto è tutto a singoli, raga, poi lo trovate nel PDF, quindi potete farvelo tranquillamente. Passiamo direttamente al secondo. Come il fill 1 aveva le stesse insidie del groove 1, il passaggio 2 ha le stesse insidie del ritmo 2, cioè praticamente abbiamo sempre upstroke, downstroke, ma stavolta è un po' più difficile perché ce l'abbiamo per due volte, quindi solito cercate di stare il più rilassati possibile e di farlo con la Müller Technique, e poi state attenti al crescendo finale, cioè la parte dove pian pianino cresciamo con rullante e charleston, perché in quel punto dobbiamo crescere nello stesso modo per prima cosa, e quando cresciamo con il charleston pian pianino lo dobbiamo aprire. Ve l'ho già fatto sentire lento, troverete ovviamente anche questo nel PDF, quindi passiamo direttamente al terzo. Il fill numero 3 è uno sticking linear, è quindi un incastro tra mani e piedi che si ripete. L'incastro ha 6 colpi ed è questo. Il primo è tra cassa e charleston insieme, quindi in unisono, e tutti gli altri 5 colpi rimanenti sono da soli, cioè senza unisoni, in questo modo. Ora la questione è andare a ripeterlo 2 volte e aggiungere dei colpi singoli per completare il passaggio. Dopo aver fatto questo, bisogna semplicemente prendere tutto quello che abbiamo fatto e ripetere tutto questo 2 volte. In questo modo avremo il passaggio completo. Ve lo faccio sentire insieme al groove più lento.
questo punto non mi resta che salutarvi e chiedervi di lasciarmi un commento qui sotto se vi è piaciuto questo video e farmi sapere cosa ne pensate di questo video, anzi commentate anche se non vi è piaciuto. Vorrei che mi diceste un po' la vostra, sia su questo genere, cosa ne pensate di questo genere, se vi piace, se lo suonate eccetera eccetera, sia cosa ne pensate dei miei video di questo tipo, così almeno ho un feedback e so come devo muovermi, come devo fare i video eccetera eccetera eccetera. Quindi io basta, vi saluto qua, vi ricordo ancora, se non siete iscritti, di iscrivervi al canale, di andare sui miei social Instagram e Facebook. Raga, su Instagram l'avrete visto o magari non l'avete visto, quindi ve lo dico lo stesso, sto incominciando a fare, oltre alle solite foto di prodotti eccetera eccetera, anche dei video lì molto veloci dove magari vi suono qualcosa, ve lo trascrivo, vi spiego qualcosa eccetera eccetera, quindi andate a fare un giro anche lì su Instagram. Ah raga, scaricate il PDF mi raccomando, è qui sotto in descrizione. Ciao.